Salve amici. E benvenuti alla Bibbia risponde. Abbiamo molte domande a cui rispondere. La prima che vedremo oggi è: dovremmo cercare in Israele il compimento della profezia biblica? Alla luce di questo, devo dire che i propositi di grazia di Dio nei confronti dell'uomo sono sempre stati condizionali. Per esempio, al capitolo 19 dell'Esodo leggo a partire dal versetto 3, perché è il preambolo dell'antico patto, poi Mosè salì verso Dio e l'Eterno lo chiamò dal monte dicendo, così dirai alla casa di Giacobbe e questo annuncerai ai figli di Israele. Voi avete visto ciò che ho fatto agli egiziani. E come io vi ho portato su ali d'aquila e vi ho condotto da me. Ordunque fate attenzione alla parola se e quando vedete un se sapete che si tratta di una frase condizionale che significa cercare la condizione per il suo compimento. Al verso 5 Dio dice Ordunque se darete attentamente ascolto alla mia voce e osserverete il mio patto sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare poiché tutta la terra è. Mia. E sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Questo è il preambolo dell'Antico Patto. Qui vediamo che Dio vuole che Israele faccia un patto con Lui. Un patto non è che un'alleanza, un accordo tra due parti e di conseguenza Dio chiede a Mosè di parlare ai figli di Israele e di chiedere loro se sarebbero pronti a osservare i suoi comandamenti, i suoi statuti e le sue leggi. Se farete così, dice, allora sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Queste cose sono sempre condizionali e dipendono da qualcos'altro. Andiamo al capitolo 4 del Deuteronomio, ad esempio, e leggiamo cosa dice al verso 1. Ora dunque, o oh Israele, dà ascolto agli statuti e ai decreti che vi insegno perché li mettiate in pratica affinché viviate ed entriate in possesso del paese che l'Eterno, il Dio dei vostri padri, vi dà. Non aggiungete nulla a quanto vi comando e non togliete nulla, ma impegnatevi a osservare i comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, che io vi prescrivo. E quindi al capitolo 5, versetto 32, Versetto 32 Dio dice ancora: Abbiate dunque cura di far ciò che l'Eterno, il vostro Dio, vi ha comandato. Non deviate né a destra né a sinistra, camminate interamente nella via che l'Eterno, il vostro Dio, vi ha prescritto. Perché viviate, siate prosperi e prolunghiate i vostri giorni nel paese che occuperete. Vedete, c'è sempre una condizione. Se obbediranno, Dio li benedirà. Andiamo ora a leggere il capitolo 28 del Deuteronomio. Quando lo leggiamo, i primi 14 versi non sono altro che benedizioni, benedizioni e benedizioni, se obbediranno. Dunque fate attenzione, al capitolo 28 del Deuteronomio leggerò dal verso 1. Ora, se tu obbedisci, vedete, se ora, se tu obbedisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti, che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. E possiamo proseguire fino al verso 15. Ma quando ci arriverete noterete qualcosa di molto importante. Il passo recita, ma se non obbedisci alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, per osservare con cura i suoi comandamenti e tutti i suoi statuti che oggi ti prescrivo, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e ti raggiungeranno. I successivi 54 versi sono un susseguirsi di maledizioni e maledizioni nel caso essi scelgano di disobbedirgli, perché se scelgono di non obbedire non avranno la protezione di Dio, non avranno la sua benedizione. Non ci sono che maledizioni su maledizioni e la ragione è che sono disobbedienti, non sono fedeli al loro patto, alla loro alleanza, capite? perché promisero a Dio che avrebbero obbedito e lui disse loro se lo sarete vi benedirò ma se non lo sarete mi dispiace ma non avrete la mia benedizione e senza la benedizione di Dio cosa abbiamo? tutte queste maledizioni che ci colpiscono perché il nemico è là fuori per distruggere se possibile anche gli eletti quindi Dio fece un patto con Abramo ma Israele non fu obbediente e Dio Fece un patto con Israele, come potete notare tornando indietro al capitolo 12 della Genesi, dal verso 1 al verso 3, or l'Eterno disse ad Abramo, vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. E il verso 3 recita, e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E allora Abramo partì, come gli aveva detto il Signore, ed è per questo che Dio chiamò lui, innanzitutto. Possiamo leggerlo al capitolo 26, versetto 5 del libro della Genesi, che spiega come mai Dio chiamò in primo luogo Abramo. Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Ma Israele non fu fedele a Dio, e di conseguenza egli si vide costretto a dare delle punizioni in modo che imparasse una lezione di estrema importanza. Quindi Israele deluse il Signore. Al capitolo 24 dell'esodo, che fa riferimento più o meno a 40 giorni dopo che Israele accettò di obbedire e rispettare i comandamenti di Dio, come descritto al capitolo 19. Vediamo Israele costruire un vitello d'oro e disobbedire a Dio. Troviamo l'episodio di Mosè che scende dal monte e che è molto arrabbiato verso Israele. Il popolo perse le benedizioni di Dio per non avergli obbedito. Il patto si ruppe perché, come sapete, è un accordo tra Israele e Dio. E ora di conseguenza si è annullato. Quindi cosa succede quando si rompe il patto? Carissimi, alcuni credono che il vecchio patto corrisponda ai dieci comandamenti, ma non si tratta della stessa cosa. È vero che anche quelli sono un patto di Dio, come possiamo leggere al capitolo 4, versetto 13 del Teleuteronio, dove leggiamo che Dio promulgò il suo patto, ma il patto non è che un accordo, capite? Il patto è il testamento di Dio come viene d'altronde denominato altrove, corrisponde quindi ai dieci comandamenti, ma i dieci comandamenti non sono l'antico patto, poiché quest'ultimo è un'alleanza, una relazione, un accordo tra due parti, di questo appunto si tratta. Ma loro ruppero il patto. E allora che cosa succede? Succede che il patto non esiste più. Dunque, cosa farà ora Dio? Israele non ha mantenuto la promessa di osservare i comandamenti di Dio. Qualcuno crede che il Signore abbia annullato i dieci comandamenti perché qualcosa non funzionava in loro, ma non è vero. Non c'era nulla di sbagliato nei comandamenti. Al capitolo 19, versetto 7 dei Salmi, si dice che la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima e la testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. Non c'è niente di sbagliato nei comandamenti di Dio. Paolo, al capitolo 7 dei Romani, dice che tutti i comandamenti di Dio sono santi, giusti e buoni. E ai versi 12 e 14 che la legge è spirituale, non c'è nulla che non va nei comandamenti, il problema era Israele, non i comandamenti. Quindi ora Dio cosa farà? Amici, ora Dio dovrà fare un nuovo patto, ma dobbiamo comprendere bene che il nuovo patto verrà fatto con Israele, non con i gentili o qualcun altro. Dio non fece mai un patto con i gentili. Bensì con Israele, sempre con Israele. Al capitolo 31, versetto 3 di Geremia leggiamo: Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso dicendo: Sì, ti ho amata di un amore eterno, per questo ti ho attirata con benevolenza. Dio non elimina Israele perché ha disobbedito, è molto paziente con la sua gente, come con voi. Quindi ora farà un nuovo patto con Israele. Fate attenzione a ciò che dice al capitolo 31, versetto 31 di Geremia. Ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto, perché essi violarono il mio patto benché io fossi loro Signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò nel loro cuore, e io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dunque, ora, la stessa legge che scrisse sulle tavole di pietra, Dio la sta scrivendo nei loro cuori. Ma come fa tutto ciò? Miei cari, lo fa mettendo nei cuori della sua gente il desiderio di osservare i suoi comandamenti, di rispettare i suoi statuti e le sue leggi. Ecco come lo fa. Sta mettendo il desiderio nei loro cuori. Ma non solo questo, miei cari. Non solo questo, infatti al capitolo 36, versetti 26 e 27 del libro di Ezechiele, Dio afferma che darà alla sua gente un cuore nuovo. Ed in questo st capitolo sta scritto, vi darò un nuovo cuore cuore e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne e continua metterò dentro di voi il mio spirito, vi farò camminare nei miei statuti. Cari amici, questo è ciò che significa nascere di nuovo. Quando una persona nasce di nuovo, Dio scrive la sua legge nel suo cuore e ciò significa che ci mette dentro il desiderio ci dà il suo Spirito Santo e ci consente di camminare nei suoi statuti. Vedete, Israele strinse un accordo con Dio, pensò di poter fare da sola. Dio vuole che rispettiamo i suoi comandamenti, nessun problema, lo faremo. Ma sapete una cosa, non ci riuscirono e il Signore dovette insegnare a Israele che non poteva fare da sola, che aveva bisogno di dipendere da Lui, dallo Spirito Santo proprio come voi, come me e come chiunque altro. Quindi Dio sta facendo un nuovo patto con Israele, nonostante abbia fallito e abbia perso ogni benedizione che lui le aveva dato, tuttavia nonostante tutto questo Dio rispetterà tutte queste promesse che Israele ormai aveva perduto, lui le rispetterà ancora una volta mettendo la sua legge nel suo cuore, permettendole di onorare i suoi comandamenti. Di nuovo, quindi il nuovo patto non è altro che questo. Dio attiverà la sua legge nei nostri cuori. È molto importante che noi lo capiamo. Dio vuole che sia fatta la sua volontà nelle vite dei figli di Israele, nelle loro vite. Ma cari amici, studiando la sua storia, ben saprete che Israele deluse di nuovo il Signore, lo deluse ancora, e quando i leader di Israele rifiutarono Gesù come il proprio Messia, segnarono la fine di Israele come popolo prescelto da Dio, come nazione prescelta. Ora Israele non è più il popolo prescelto da Dio perché ha perso di sua iniziativa l'unica opportunità che Dio gli ha dato andiamo a Matteo capitolo 21 qui Gesù racconta una storia una parabola che parla dei figli di Israele a partire dal verso 33 dice Matteo capitolo 21 33 il Signore dice Ascoltate un'altra parabola. Vi era un padrone di casa, il quale piantò una vigna, la cinse di una siepe, vi scavò un luogo dove pigiava l'uva, vi costruì una torre e, dopo averla affidata a certi vignaioli, partì. Dio sta cercando di occuparsi della sua gente e ha scelto la nazione di Israele per raggiungere i suoi obiettivi qui sulla terra, ma Israele fallisce. Al verso 34 continua: Ora, giunto il tempo della raccolta, Egli mandò i suoi servi dai vignaioli per riceverne i frutti, ma i vignaioli, presi i suoi servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero e un altro lo lapidarono. Israele sta quindi lapidando i profeti che il Signore le sta mandando, sta respingendo i messaggi che Dio vuole che capisca, che riceva e accolga, li sta rifiutando e sta lapidando proprio i profeti di Dio. Al versetto 35 dice, ma i vignaiuoli presi i suoi servi, uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero e altro lo lapidarono. Versetto 36, di nuovo, egli mandò altri servi, in maggior numero dei primi, e quei vignaiuoli li trattarono allo stesso modo. Stanno rifiutando i messaggeri che Dio invia loro. Di conseguenza, al verso 37 dice... In ultimo, egli mandò loro il proprio figlio, si parla di Gesù in questa storia. Mandò loro il proprio figlio, dicendo: Avranno almeno rispetto di mio figlio. Ma i vignaioli, visto il figlio, dissero fra loro: Costui è l'erede. Venite, uccidiamolo e impadroniamoci della sua eredità. E presolo, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Cari miei, questo è Gesù che muore sulla croce. Lo crucifissero perché non riuscirono a rispettare le condizioni. Di conseguenza il loro cuore si indurì e delusero Gesù. Lo crucifissero. Questa è una cosa terribile. Al capitolo 26 di Matteo, andiamo in Matteo 26, abbiamo la storia del processo di Gesù davanti a Pilato. Gesù è sotto processo e potete notare che Pilato dà loro un'opzione. Hanno persino pagato dei falsi testimoni per testimoniare contro Gesù. Al verso 59 leggiamo, ora i capi dei sacerdoti, gli anziani e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano alcuna. Sebbene si fossero fatti avanti molti falsi testimoni, non ne trovarono, non trovarono alcun motivo per accusarlo, ma alla fine vennero avanti due falsi testimoni. I quali dissero, Costui ha detto, Io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. Usarono questo contro di lui senza capire ciò che Gesù intendeva. Parlava di se stesso e della sua morte, ma loro non lo capirono e lo condannarono. Il verso 62 recita: Allora il sommo sacerdote alzatosi gli disse, Non rispondi nulla? a ciò che costoro testimoniano contro di te, ma Gesù taceva e il sommo sacerdote replicò dicendo, io ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei il Cristo, il figlio di Dio. E proseguendo sino al primo versetto del capitolo 27, venuto il mattino tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo lo condussero via e lo consegnarono nelle mani del governatore Ponzio Pilato. Quindi qui Gesù viene portato al cospetto di Ponzio Pilato e al verso 20, al verso 20 possiamo leggere, ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero le folle a chiedere barabba e a far morire Gesù. Dunque, ora stanno prendendo un criminale al posto di Gesù e lo crocifiggeranno. Al verso 22 dice, Pilato disse loro, che farò dunque di Gesù detto il Cristo? Tutti gli dissero, sia crocifisso. Miei cari, questo è il popolo di Dio, è la sua Chiesa ai tempi dell'Antico Testamento che prende la decisione di crocifiggere il Salvatore dell'uomo, il suo Salvatore, il suo Signore, il suo misericordioso Salvatore, eppure dice di crocifiggerlo. La folla urla, schernendo Gesù, lo trattano in modo tremendo. E al verso 23 leggiamo, ma il governatore disse, eppure che male ha fatto? Ma essi gridavano ancora più forte, sia crocifisso, sia crocifisso. E poi al verso 25, e tutto il popolo rispondendo disse, sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo diede loro perché fosse crocifisso. Miei cari, voglio dirvi che quando questo accadde persero il regno, perché in precedenza al capitolo 21, versetto 43 di Matteo leggiamo, perciò io vi dico, ed è Gesù qui che parla, che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente che lo farà fruttificare. Dio sta di fatto dicendo vi ho dato ogni opportunità, ogni possibilità, ma le avete perdute tutte. Quindi quando Gesù al capitolo 21, il versetto 43 di Matteo dice che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a una gente, che lo farà fruttificare. Ricordate che questo è il momento in cui l'Apostolo Paolo fu chiamato a predicare la parola di Dio tra i gentili. Al capitolo 13 degli Atti, al verso 46, leggiamo che il Vangelo andrà ai gentili. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero, era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, cioè a Israele, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili. Ciò che voglio dire è... Non guardate più a Israele come la nazione prescelta da Dio, poiché non è più l'eletta assolutamente. Israele non è più la nazione prescelta da Dio, non può esserlo perché il regno di Dio le è stato tolto. Il verso 47 recita, poiché così ci ha comandato il Signore. Qui sta parlando a Israele: Io ti ho posto come luce delle genti, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore. E tutti coloro che erano Preordinati alla vita eterna credettero. E i giudei furono risentiti di questo, come leggiamo al verso 50, ma i giudei istigarono le donne pie e di alto rango e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li scacciarono dai loro confini. Ciò che succede qui è davvero terribile perché Israele ha. Fallito. Ha rifiutato ogni aspirazione che Dio ha per lei ed è qui che entra in campo Paolo diventando l'apostolo dei Gentili. Quello che intendo è che i giudei non sono più il popolo prescelto, la nazione eletta da Dio. Possono ovviamente essere salvati come singoli individui, come voi e me, ma miei cari, la salvezza avviene per grazia, non per razza. E questo dobbiamo capirlo perché al capitolo. 2, versetti 28 e 29 dei Romani, leggerete che Paolo dice: Infatti il Giudeo non è colui che appare tale all'esterno, ciò significa che il fatto che si possa far risalire il proprio albero genealogico ad Abramo non vuol dire essere Giudei. Veri giudei o fedeli di Gesù Cristo? Infatti il giudeo non è colui che appare tale all'esterno, la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. Ed un tal giudeo la lode non proviene dagli uomini ma da Dio. Il vero giudeo è colui che è convertito, colui che dentro di sé ha lo spirito di Dio. Un vero giudeo o israelita, comunque lo vogliate chiamare, è colui che è nato di nuovo, nato di nuovo di spirito e ha in sé lo spirito di Dio. Questo è il disegno di Dio sin dall'inizio, da Adamo in poi. Infatti la grazia salvifica di Dio, dice la Bibbia, è apparsa a tutti gli uomini. La grazia di Dio è apparsa a tutti gli uomini, dunque Israele a causa della propria apostasia ha perduto ogni benedizione che Dio le aveva concesso. Voglio dire questo, miei cari, che tutte le promesse che Dio ha concesso all'antico Israele dell'Antico Testamento Ora devono essere adempiute nella Israele spirituale, ovvero nella Chiesa cristiana, perché al capitolo 2, il versetto 9 della prima lettera di Pietro, leggiamo, Ma voi siete una stirpe eletta, un regal sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Miei cari, penso che sia chiaro. Non guardiamo più all'antico Israele come il popolo prescelto da Dio, poiché ha perduto le benedizioni che Lui gli aveva promesso. Di conseguenza ha fallito e ha crocifisso il Salvatore, la sua sola speranza. E fino a che non accetterà Gesù Cristo come salvezza dal peccato? Amici, questa è l'unica speranza per ciascuno di noi. Accogliere Gesù è il suo dono di salvezza per ognuno. Quindi non guardiamo l'antico Israele in questo modo, come fanno purtroppo molti cristiani, stanno guardando nel luogo sbagliato. Dobbiamo avere Gesù nel nostro cuore come nostra unica speranza di salvezza, perché se siamo in Cristo siamo dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Questa è la promessa che ci ha fatto il Signore. Che Dio vi benedica e vi aiuti a capire che Israele oggi non ha nulla da offrirci e la loro speranza, come la nostra, è in Gesù Cristo, il Salvatore dell'uomo. Grazie.